L'idea è farvi vedere un pochino poi come si gestiscono questo tipo di componenti. Uno dei pregi, diceva Valeri all'inizio nella presentazione del KNX, è la standardizzazione. La standardizzazione è importante perché tutela il professionista e il cliente finale a fronte dell'investimento che fa. Per il cliente finale sono soldi, soldi che mette nella sua abitazione, nel suo stabilimento, nel suo investimento immobiliare, e deve essere tutelato perché? Perché se riusciamo a garantirgli che qualsiasi cosa accada in futuro, decidesse di fare un intervento, una manutenzione, un cambiamento, troverà sempre il pezzo di ricambio, anche se la ditta originale non c'è più, anche se la ditta originale quel sistema non lo fa più, eccetera, troverà sempre qualcun altro che possa proporre un prodotto alternativo. Sicuramente trova in questa cosa un grosso valore aggiunto. Anche lato professionale del professionista c'è un investimento nel lavorare con la domotica, perché tutti, diciamo, chi di voi progetta o programma o assemble, diciamo, costruisce un sistema sa che una delle cose più rognose e più, come dicono in inglese, time consuming è capire come funzionano le cose su cui stai lavorando, il nuovo sistema su cui ti stai buttando, capirne i segreti, padroneggiarli, arrivare insomma ad avere una comprensione e una padronanza del mezzo su cui stai lavorando che ti metta in grado di fare lavori bene, farli veloci e riportarne a casa tutte le soddisfazioni del caso. Chiaramente tutte le volte che io cambio sistema devo rifare tutto questo discorso. Il KNX anche sotto questo punto di vista offre dei grossi vantaggi legati di nuovo alla standardizzazione. Perché? Perché lavorare con KNX mi garantisce che io in realtà debbo fare lo sforzo, diciamo, una volta sola. Perché il software, cioè il mio strumento di lavoro, nella programmazione e nella configurazione dei dispositivi KNX è unico per tutti i dispositivi ed è unico per tutti i costruttori. Quindi sostanzialmente che io passi dal dispositivo di una tale azienda al dispositivo di una tale altra, avrò sempre comunque davanti il mio solito software che ormai ho imparato a conoscere, sul quale ormai ho passato N notti insonni per capirlo fino in fondo e così via. Perciò il pregio di questo software non è tanto che sia bello, brutto, performante, vedrete alcune slide un po' per i tecnici dove ci sono alcuni confronti, le sorvolerò, ma il concetto è che nessuno dice che questo software ETS sia il software più bello del mondo. Quello che ha di notevole è che è la prima volta che, almeno io professionalmente parlando, trovo un software su cui più aziende lavorano per farne una cosa comune. Questa è una cosa importante. Poi che sia perfettibile, siamo tutti d'accordo. ETS perché cosa sta? Sta per, diciamo, European o Engineering Tool Software. Il dubbio sul European o Engineering nasce dal fatto che il significato della prima lettera negli ultimi 20 anni è cambiato qualche volta, perché i sistemi KNX sono cresciuti, hanno avuto una storia anche loro e anche il tool nella sua nomenclatura ha subito delle evoluzioni storiche. Ad oggi diciamo che anche il termine European Tool Software sta un po' stretto perché, come diceva Valeri, ormai i sistemi KNX sono cresciuti su scala mondiale e perciò ultimamente traducono quella E come Engineering Tool Software, così togliamo il dubbio se deve essere un sistema europeo o non europeo. È uno strumento appunto unificato che serve per gestire tutte le fasi del lavoro. Ovviamente fatta salva l'installazione che va fatta in campo, tutto il resto del lavoro, quindi la progettazione iniziale, la disposizione dei dispositivi all'interno dell'impianto, la loro collocazione all'interno dei quadri e dei vari ambienti, nonché la loro connessione elettrica sulle varie linee, è tutto specificato all'interno di questo software che ha diverse finestre nelle quali riesco dalle quali, usandolo correttamente, riuscirò sempre in qualsiasi momento a risalire
al mio dispositivo, capire come si chiama, che indirizzo fisico ha all'interno del mio impianto, dove si trova fisicamente, cioè in quale ambiente si trova, e dove si trova elettricamente, cioè su quale linea tra le n potenziali linee che compongono il mio impianto è stato installato. Questo semplifica tutte le operazioni di manutenzione e di espansione futura, perché io ho sempre nel mio software ho sempre un panorama completo di quello che è lo stato del mio impianto. Per ultimo, il software mi consente ovviamente di passare alla fase operativa, cioè programmare i componenti del mio impianto. Perché? Perché i componenti KNX sono cosiddetti componenti, cioè sono componenti intelligenti, nel senso che il modulo KNX non è soltanto un blocco di relè elettromeccanici, ha a bordo anche un'elettronica che quindi una CPU, una centralina, che ha dentro un programma applicativo e sa cosa deve fare. Quindi un comando tapparella non è soltanto due relè, uno che fa il su e uno che fa il giù, ma ha anche un piccolo microprocessore a bordo che gestisce il tempo di corsa, che gestisce alcuni comandi evoluti, tipo per esempio, non so, se cade il bus portami tutte le tapparelle, se smette di comunicare portami le tapparelle in una posizione di sicurezza. Per esempio, quante volte vi sarà, adesso non so se voi vi occupate di questo, ma una delle tipiche paure di chi installa banalmente un sistema di tapparelle motorizzate a casa è: oddio, e se cade il bus io rimango bloccato, no? Ecco, gli attuatori bus hanno un programmino a bordo di emergenza che prevede che tu possa decidere, non tutti ma molti hanno questo programmino di emergenza che permette che tu possa decidere le tue tapparelle in caso di il dispositivo rimanga isolato eccetera eccetera, che cosa devono fare. Quindi per esempio autonomamente poi questa intelligenza a bordo porta le tapparelle o tutte su o tutte giù a seconda di ciò che si decide. Perciò si chiamano sistemi di intelligenza distribuita, perché ogni dispositivo appunto ha il suo pezzettino di intelligenza, a differenza di quelli che erano qualche tempo fa i primi tentativi di domotica fatti con i PLC, dove praticamente c'erano questi grossi cervelli molto intelligenti che pilotavano un sacco di relè sparsi per casa, relè in quel caso stupidissimi, e quindi se falliva il cervello moriva tutto. Invece nel caso dei sistemi bus io ho questa intelligenza distribuita a livello dei vari componenti, quindi se mi muore, quindi non c'è un cervello in realtà unico, ma semplicemente un programma che viene fatto all'interno di questo software, che però poi viene spezzettato e distribuito a ciascun componente, tale per cui ognuno sa quello che deve fare lui, non sa in realtà quello che fanno gli altri, questo lo sa solo il programma che voi avete creato, ma ciascuno acquisisce quella parte dell'insieme finale e poi si preoccupa di fare il suo mestiere. Infine, un'altra funzione molto importante dell'ETS, su cui l'associazione e i programmatori a Bruxelles stanno investendo molto, è la parte di diagnostica. Cioè i sistemi KNX stanno crescendo sempre di più, c'è bisogno, se possibile, di fornire strumenti a chi ci lavora, strumenti di diagnostica, in modo tale che il software possa anche aiutare il professionista a capire se c'è un problema, quando c'è, dove sia, che tipo di problema sia e così via. Ecco, oggi siamo arrivati alla quarta generazione di questo tool, ETS. Ovviamente, come tutte le evoluzioni, si è cercato di rendere il software più facile, più veloce da configurare e ancora più ricco di servizi, e quindi diciamo anche l'evoluzione a livello di interfaccia grafica e di motore interno, quindi di come è strutturato all'interno del software, vanno nella direzione di acquisire più velocità, più semplicità di lavoro e più funzioni, in modo tale da essere ancora più utile a chi ci lavora. Come vedete è un software a tutti gli effetti, con tanto di finestre, finestrelle, tra cui trascino
dentro e fuori i vari oggetti che compongono il mio programma. E quindi in sostanza quando voi fate lavorare con ETS non vuol dire, quindi quando si dice la programmazione ETS non si intende dire che chi ci lavora deve mettersi a scrivere codice in C perché sennò non funziona niente, è un tool, è uno strumento ad altissimo livello dove tutto si fa drag and drop, è tutto pronto e confezionato e quindi in realtà la programmazione, più che programmazione, si dovrebbe parlare di configurazione del software più che di programmazione. Peraltro recentemente sono state presentate diciamo tutta una serie di tool, di piccoli strumenti che si possono attaccare o installare sopra il software base, che sono stati chiamati app, un po' copiando del buon Steve Jobs, per esprimere il concetto che si tratta di piccoli applicativi che vanno ad aggiungere funzionalità specifiche e tecniche utili, però magari non a tutti nello stesso modo, quindi sono io professionista che decido quali app eventualmente acquistare in più e installare sul mio software e quali altre invece non mi servono, non sono obbligatorie nessuna di esse. Questa è sono pagine in cui vengono presentate le app principali, io le sorvolo un attimo perché diciamo non credo che sia di vostro interesse più che tanto entrare in questi tecnicismi, comunque ci sono diciamo un po' app per tutti i gusti. Per arrivare, giusto per farvi vedere molto velocemente con che veste oggi questo software, ad alcune schermate dove si vede la pagina di benvenuto dal quale posso accedere alle varie parti del software, la pagina dalla quale posso aprire e gestire i miei progetti, quindi crea progetto, salva progetto, esporta, importa progetto, i dati di progetto e così via. La parte dei cataloghi dove vado a inserire tutti i dispositivi di tutti i costruttori di cui ho bisogno nel mio impianto o nei miei impianti, quindi come vedete in questa pagina la prima colonna vi fa già vedere tutta una serie di nomi diversi proprio perché appunto proprio a esemplificare il fatto che questo tipo di sistemi sono appunto uno standard su cui lavorano tutti. E questo catalogo è un po' come, non so, chi da voi conosce AutoCAD, non so, la libreria dei vostri blocchi in AutoCAD, da cui indipendentemente dal costruttore che fa poi fisicamente nella realtà quel blocco di arredamento, quel blocco di struttura che state inserendo, il blocco, diciamo, cioè il sistema vi consente di gestirli tutti in modo trasparente. Ecco. La parte di gestione del database, il database è ovviamente dove è il, diciamo, l'archivio dove il software parcheggia tutte le informazioni che ci buttate man mano dentro, quindi sia i dispositivi che caricate nel catalogo, sia i lavori che poi andate a sviluppare voi, quindi i progetti e tutto il resto del lavoro che ci fate. Il database ovviamente ha tutta una serie di tool per poterlo manutenzionare, quindi fare dei backup e quant'altro. Impostazioni, eccetera. La proposta formativa, forse può interessare ad alcuni di voi, è piuttosto funzionale. La KNX Association prevede addirittura un e-campus, cioè la possibilità di fare formazione online. La formazione online non dà diritto ad una vera e propria certificazione, ma è un modo per entrare nei meccanismi, un primo ingresso nei meccanismi del sistema e dà la possibilità alla fine di questo piccolo corso online di avere una conoscenza basica di come funziona questo mondo, questo software, e alla fine ti viene rilasciata anche una licenza base che viene chiamata Lite, che costa dal valore commerciale 100 euro, che vi permette di
cominciare a fare qualche piccolo lavoretto, ovviamente una licenza limitata, ma che vi consente già di fare qualche prova. In realtà poi esistono anche qui in Italia, promossi dall'associazione e direttamente presso la sede di Milano, e una serie di altri centri formativi in Italia, alcuni gestiti per esempio dagli stessi costruttori di dispositivo. Sono tutti corsi, diciamo, che vengono portati avanti da tutor certificati in ambienti certificati, quindi la scuola certificata, il cui elenco trovate nel sito dell'associazione come training center certificato, deve rispondere anche a livello proprio di aule, equipaggiamento che viene fornito agli studenti, a dei parametri guida imposti dall'associazione. E la proposta si articola fondamentalmente in due livelli: un corso base o introduttivo che dura 2 giorni e un corso invece di certificazione che dura 5 giorni, quindi sostanzialmente tutta la settimana, alla fine della quale ovviamente c'è un esame. Chi supera l'esame viene togato, no, del titolo di Connex Partner, che non è come una laurea, però comunque ha la sua importanza. Anche qui vi faccio una piccola digressione. Questa cosa può sembrare uno dei tanti corsi, però vi faccio notare una cosa importante. Parlavamo di standardizzazione. Io credo, no, nella mia piccola esperienza, che uno dei segreti che ha reso il KNX un sistema così che sta esplodendo così tanto in fretta, a tal punto da rendere veri quei numeri, il 74% delle installazioni in Europa, secondo me è anche legato anche a questo, cioè il fatto che io, di nuovo, come se io devo fare un percorso di studio o mettere lì dei soldi per studiare qualcosa, se io poi, come lo faccio nella laurea, anche nel mio software professionale, nel mio tool di lavoro professionale, lo faccio verso un sistema che è vero che mi chiede 5 giorni, è vero che mi costa 1.000 qualcosa euro, però è anche vero che poi quel titolo lì qualcosa vale. Perché oggi come oggi voi, magari a voi non interessa programmare o configurare dispositivi, ma chi lo vorrà fare, potrà con quel titolo andare a rivendersi ovunque, sia in Italia che all'estero. È una cosa che non tanti sistemi tecnologici possono offrire e che i sistemi KNX di fatto offrono. Cioè la possibilità di prendere il mio certificato attraverso un iter formativo che è certificato da un'associazione ormai mondiale e ritrovarmi senza particolari pratiche né procedure e lungaggini quel certificato riconosciuto ovunque io vada nel mondo. E questo io l'ho visto accadere con i miei occhi, e poi chiudo. Un mio conoscente da lunga data, che ha iniziato così per la voglia di trovare uno sbocco e seguire le nuove tecnologie, ha fatto il suo corso da Bari, è finito, dopo una serie di esperienze, per lavorare a Londra presso uno dei più grossi società di installazioni mondiali di sistemi KNX, che è l'Andromeda di Londra. È gente che fa impianti in tutto il mondo, una società che vanta più di un centinaio di dipendenti e che fa questi tipi di lavoro, in cui questo ragazzo ha trovato un ruolo grazie a questo banalissimo